Buonasera a tutti, benvenuti a chi ci segue, anche se in questa forma online, ma tutti presenti con l'interesse e con l'attenzione per questo incontro. Siamo come Centro Studi Americani, porto i saluti del direttore Roberto Sgalla. Siamo molto lieti di aver organizzato questo incontro per ricordare la professoressa Caterina Ricciardi insieme all'edizione di Storia e Letteratura. Ringrazio Valentina Saraceni e Sara Antonelli per aver proposto questa occasione di commemorazione attraverso un libro, perché chi scrive, studia e fa ricerca lascia dietro di sé non soltanto i ricordi personali di chi ha conosciuto la persona, ma le sue opere, i suoi pensieri, le sue riflessioni sviluppate nel corso di una intera esistenza. Ed è questo il caso anche della professoressa Ricciardi, che proprio pochi giorni prima della sua scomparsa aveva consegnato in casa editrice la versione praticamente definitiva del suo ultimo libro, che è quello di cui ci occupiamo oggi, Novecento Poetico Americano. Il volume raccoglie molti scritti elaborati nel corso degli anni e anche molte recensioni pubblicate in varie sedi, tra cui l'inserto domenicale di Alias, Il Manifesto, che tra l'altro è stato di ispirazione anche per me e lo è tuttora per avere informazioni su quello che viene pubblicato di significativo anche nel settore della letteratura americana, e quindi qui è raccolta una serie di queste recensioni molto, sempre molto informate, molto accurate. E io ricordo, proprio se posso, diciamo, posso portare un ricordo personale, la presenza sempre discreta, operosa e molto attenta della professoressa Ricciardi. La ricordo in particolare in occasione della preparazione, dell'organizzazione della grande conferenza di Ezra Pound, che si svolse presso il Centro Studi Americani nel 2009, di cui gli atti poi sono stati pubblicati da lei e dal professor Pratt nel 2013, che conteneva un paper proprio su un piccolo carteggio di Ezra Pound riguardante l'anno, diciamo, di fondazione del Centro Italiano di Studi Americani. Quindi ricordo l'accuratezza con cui aveva cercato di integrare le fonti su cui si era basata e poi, diciamo, come una presenza sempre costante nella storia del centro. Quindi ci fa veramente molto piacere ricordarla questa sera. Lo faremo insieme con degli esperti negli ambiti di studio della professoressa, che ricordiamo si è occupata di modernismo americano, di poesia contemporanea e di scrittori postcoloniali. Colgo anche l'occasione per ringraziare appunto il professor Mark Byron, il presidente della Ezra Pound Society, che molto gentilmente mi ha inviato del materiale di carattere biobibliografico sulla professoressa, proprio in preparazione, in vista della preparazione di questo evento. Parleremo di lei e del suo lascito intellettuale con Sara Antonelli, docente all'Università Roma III, Massimo Bacigalupo, professore all'Università di Genova, Paolo Febraro, poeta e saggista, e Paolo Loreto, dell'Università di Milano. Ci accompagneranno poi con delle letture Chiara Saiella e Francesco Terranegra. Lascio la parola a Valentina Saraceni della casa editrice di edizioni di storia e letteratura per anche lei unirsi al nostro saluto e darci delle interessanti informazioni sullo sviluppo della collana che era diretta dalla professoressa Ricciardi. Grazie, grazie Annalisa, buonasera, buonasera a tutti. Solo due parole. Intanto mi fa piacere mostrare il libro, ecco, non so se si riesce a vedere perché in queste occasioni, mentre in presenza è più facile, magari ci sono i libri a disposizione, ecco, mi fa piacere vederle. È un libro a cui la casa editrice e io anche personalmente tengo in modo particolare per il rapporto che si era creato con Caterina Ricciardi, quindi sono molto felice, insomma, che il libro che siamo riusciti a portare a termine la pubblicazione e che ci sia questa occasione per parlarne e per ricordare Caterina. Caterina aveva appunto ripreso in mano una collana per la casa editrice storica, una collana davvero una colonna del nostro catalogo. E le aveva dato, diciamo, un nuovo stimolo, grazie a diverse sue iniziative con alcuni libri,
usciti nel corso di questi ultimi anni. Un altro che raccoglie alcuni studi su Bob Dylan lo presenteremo proprio al Centro Studi Americani fra circa un mese. E diciamo che con questi due libri si conclude il progetto che aveva guidato Caterina. E quindi sono anche felice di questa occasione per annunciare che la collana comunque proseguirà con nuovi progetti, con nuove anche forze coinvolte. Abbiamo affidato la direzione della collana a Sara Antonelli, che appunto stasera è qui con noi e che ha accettato molto volentieri il nostro invito, e siamo certi in casa editrice che grazie al suo impegno la collana potrà continuare appunto la sua lunga storia anche aprendosi a nuove frontiere. Ecco, giusto due parole, colgo l'occasione anche per ringraziare la famiglia di Caterina Ricciardi che ha comunque voluto e sostenuto la pubblicazione. E lascio la parola ai relatori e anche ai lettori delle poesie che ci accompagneranno questa sera. Una piccola comunicazione commerciale, visto che siamo una casa editrice, non guasta mai anche sostenere la pubblicazione dei libri. Chi volesse acquistare il libro può farlo anche direttamente sul nostro sito e per una settimana sarà a disposizione con il 30% di sconto. Con questa piccola pubblicità, chiudo il mio intervento, vi ringrazio e auguro una buona serata e un buon ascolto a tutti. Grazie, buonasera. Non so se nel frattempo ci ha raggiunto la sorella della professoressa Ricciardi, Maria Pia, non so se è riuscita a collegarsi con noi. Vediamo. Temo di no, temo di no. Eventualmente se la vedessi. Se la vedessi, insomma, mi dovrebbe anche avvisare, eventualmente faccio un cenno così può fare lei anche un saluto. Benissimo. Allora prego Sara Antonelli di introdurre il panel. Grazie, grazie ad Annalisa Capristo, grazie a Valentina Saraceni. Io sarò, diciamo, la coordinatrice, mi limiterò a passare la parola ai tre ospiti di oggi che vi presenterò di volta in volta, dirò qualcosa su di loro e ovviamente poi ci saranno gli attori che verranno chiamati a leggere dai nostri ospiti, dai nostri studiosi ed esperti di poesia. Io mi limiterò a dire poche cose, naturalmente a ringraziare e a dire che sono contenta di presiedere questo pomeriggio, sia perché so che dall'altra parte, anche se non li vediamo, ci sono tanti amici e tante amiche, sia perché il libro di cui parleremo oggi, Novecento Poetico Americano, è dedicato ai poeti soprattutto statunitensi, e questo è il nostro settore comune, sia perché questo libro è stato curato da Caterina Ricciardi, come si diceva. Caterina, questo libro l'ha scritto nel corso degli anni che vanno dal 1999 al 2019, dunque 20 anni, ma l'ha curato negli ultimi mesi di vita, raccogliendo recensioni pubblicate soprattutto su Alias e sul Manifesto, ma anche voci da lei compilate per opere di carattere enciclopedico. Il risultato, la cui versione definitiva deve moltissimo alla cura di amici come Viola Papetti, Massimo Bacigalupo e Mariella Stefanelli, è, come potete vedere, corposo. Tra queste pagine troviamo i 20 anni di carriera di una pubblicista affermata che tuttavia è stata prima di tutto un'accademica, un'anima, quella dell'accademica, che salta immediatamente agli occhi fin dai primi capitoli, in particolare a quelli dedicati a Ralph Waldo Emerson, a George Santayana e a David Herbert Lawrence. Ed è proprio qui, in questi capitoli, o anche in questi capitoli, io credo, o nei capitoli dedicati a Ezra Pound, che troviamo la voce autorevole della critica specialista, cioè dell'americanista dalla solida formazione storico-letteraria che si muove con agio tra filosofi, scrittori, poeti, intellettuali. Essendo un'accademica, una studiosa di vaglia, quando recensisce Caterina non si limita mai a presentare ai lettori dei quotidiani una nuova uscita, ma la spiega, la colloca in un panorama più ampio, la fa dialogare con diverse altre, anche distanti tra loro. Dunque scriveva recensioni, certo, ma nelle sue recensioni c'è un ragionamento sofisticato e anche una lezione. Noterete
chi lo sta leggendo, chi lo leggerà, che diversamente dalle troppe recensioni che siamo costretti a leggere oggi, le sue non gridano mai al miracolo, non invitano mai a leggere questo o quel libro o quel poeta, perché proprio non si può stare senza, come se il mondo fosse costellato di 1000 capolavori che non aspetta, che non attendono altro che essere letti, anzi riscoperti, perché la riscoperta è essenziale. Caterina Ricciardi non è mai caduta in questa trappola, perché ha sempre preferito porre il lettore davanti a problemi, e non certo per allontanarli dai libri, ma per la sfida intellettuale che i libri offrono. Di conseguenza non si sente mai nelle sue recensioni un'idea di lettura come autocompiacimento, ma sempre come cammino aperto. Caterina si pone dinanzi alle opere con tranquillità, senza ostentazione. Le sue recensioni sono ampie, allusive, girano attorno alle questioni con fare suadente, utilizzando con sapienza una messe di aggettivi, ogni volta diversi, ma sempre numericamente abbondanti, e non per incertezza, bensì per non chiudere mai un libro, un autore in una gabbia, per spalancare sempre la lettura verso strade nuove, magari solo intuite, appena abbozzate, incerte, e comunque ce le dice, ce le comunica. Tanti aggettivi, pochi sostantivi, molta suggestione. Leggere queste voci e queste recensioni una dopo l'altra mi fa anche notare che evidentemente in Italia si traducono anche pochi poeti americani neri o nativi, perché guardando l'indice di un volume come questo, un volume intitolato 900 poetico americano, un volume che evidentemente si può come rappresentativo, noto che dell'epoca e della messe, no, del secolo e della messe non fanno parte Langston Hughes. Sappiamo che il 900 poetico americano di Caterina era anche un poco inglese, perché nell'indice troviamo poeti come Keats, Shelley, Oscar Musini, tanto per limitarci a 3 nomi. E sappiamo anche che il 900 di Caterina è anche un po' 800, qui abilmente definito permanente, cioè ineluttabile. E d'altra parte, come darle torto, come negare che se abbiamo un 900 poetico americano deve necessariamente esserci stato da qualche parte anche un 800, e che se ci sono stati romantici inglesi, allora dopo forse c'è anche Emily Dickinson. In questo lungo abbraccio di epoche e continenti vorrei tuttavia provare a leggere anche altro. Mi piacerebbe pensare che l'abbraccio ampio e contraddittorio proposto dal titolo di questa raccolta, un abbraccio ricco, mi piacerebbe pensare che, vorrei pensare che questo abbraccio sia anche in filigrana una miniatura di Caterina Ricciardi, una studiosa che sapeva sempre dove collocarsi, perché delle sue opinioni era sicura, tanto quanto era ferma nei suoi giudizi, ma senza sicumera, lo dicevo prima. Caterina Ricciardi era una studiosa per cui le regole e il rispetto delle regole rappresentavano valori ineludibili. A descriverla così corre il rischio di farla apparire troppo severa, per cui aggiungo subito che aveva un senso dell'umorismo molto, molto spiccato, che io ho scoperto massicciamente solo pochi anni fa, nel corso di una cena a Piazza Farnese, in cui Caterina, circondata da alcuni suoi cari amici di lunga data, ha letteralmente tenuto banco, ci ha fatto ridere a crepapelle. Ci ho messo un po' a collegare quella donna ironica e autoironica, buffa, alla studiosa tanto schiva che incontravo in dipartimento. Poco fa, Annalisa l'ha descritta come discreta o operosa, due aggettivi perfetti per Caterina Ricciardi. Ci ho messo un po' a collegare questa immagine in una soltanto, in una sola Caterina. Poi ho capito che appariva schiva e che era discreta e operosa, perché era una studiosa che teneva più di tutto alla propria libertà, anche alla propria libertà di trasgredire. In questo libro trovo conferma che ricavasse la sua sicurezza dalla solidità della sua formazione e da una visione alta del lavoro, sia critico sia accademico, due ambiti che per lei erano intimamente legati, inestricabili. Non l'ho conosciuta tanto quanto molti dei presenti, ma ho notato che quando c'era qualcosa che le appariva inaccettabile, non c'era verso, ovvero sia non c'era regola, e lei aveva grande rispetto per le regole, non c'era regola che gliela facesse digerire. Rivendicava questa sua libertà di giudizio fino all'estremo. Questa libertà non credo affatto fosse un capriccio, ma il punto di approdo di un ragionamento serrato, di uno scontro tra regole interne e regole esterne.
Torno dunque in finale a questo libro che si intitola Novecento poetico americano, ma dicevo poco fa c'è anche una fetta discreta di 800 e un buon numero di poeti non americani e poi ci sono solo bianchi. È un titolo dunque che potrebbe apparire fuori fuoco, oppure, come invece io sono propensa a credere, è un titolo che esprime un Novecento, il Novecento poetico americano di Caterina Ricciardi. Qui dentro ci sono i suoi uomini e le sue donne rappresentativi. È il punto di vista di Caterina Ricciardi sui versi di un continente e a questo suo punto di vista non avrebbe mai imposto confini e frontiere e non avrebbe mai rinunciato a dargli il nome che a lei sembrava più adatto. Immagino che sarà questo punto di vista così variegato, così ricco, così erudito che i miei colleghi, e cioè Paola Loreto, Paolo Febraro e Massimo Bacigalupo, oggi ripercorreranno per noi, a cominciare da Paola Loreto. Che presento, buonasera Paola, la presento, ma è nota a molti, ma dirò qualcosa su di lei, e cioè che Paola Loreto è professore ordinario di letteratura anglo-americana nel Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Milano. Paola Loreto è autrice di tre monografie sulla poesia di Emily Dickinson, Robert Frost e Derek Walcott e di numerosi articoli sulle letterature del Nord America e dei Caraibi, Emerson, Nabokov, Steinbeck, Wilbur Bly, tanti, veramente tanti. Specialista in poesia americana, la sua ricerca si concentra attualmente sulle poetiche americane, la traduzione poetica, l'ecocritica e l'ecopoetry e la world literature. Ha tradotto, perché è anche una traduttrice, Emily Dickinson, William Carlos Williams, Richard Wilbur, Philip Levine, Charles Simic, Emmons e Amy Newman. Paola, ti lascio la parola. Io sono stata rapidissima, spero di non avervi annoiato. Le cose vere arrivano adesso. Beh, mica tanto, mi sembra che sei stata molto brava e hai delineato molto bene anche la personalità di Caterina, decisamente. Sì, io in primo luogo saluto tutti, ben trovati tutti quanti, e voglio ringraziare Sara per avermi coinvolto in questa presentazione e naturalmente l'edizione di Storia e Letteratura per aver in primo luogo prodotto il volume e il Centro di Studi Americani che ci accoglie questa sera. Ho ricevuto il libro da non moltissimo tempo, devo dire da qualche giorno, e mi sono decisamente impressionata, non soltanto appunto per come dire, l'entità, la mole che è stata già sottolineata, ma soprattutto per l'expertise di Caterina, appunto perché la mostra e la dimostra sulla poesia americana, perché il volume copre appunto perlomeno abbondantemente 2 secoli. Quello che vorrei fare stasera è concentrarmi su alcuni articoli che riguardano alcuni poeti americani su cui io stessa mi sono soffermata più a lungo, su cui ho pubblicato e che conosco meglio, perché sono riuscita appunto in questo modo a vagliare immediatamente appunto questa scrittura di Caterina. E quindi sono Emily Dickinson, ci sarebbe anche Robert Frost, ma ho preferito appunto appuntare l'attenzione su Derek Walcott e su Philip Levine, anche per dare appunto così un ventaglio un pochino più ampio a queste brevi insomma notazioni e osservazioni che Caterina mi ha suggerito. Sono molto contenta di essere qui perché il mio rapporto con Caterina è stato incontrarla, quella che allora era la Sapienza ancora in Piazza Esedra, e durante il mio dottorato a Roma. Quindi mi ha avviato allo studio della letteratura canadese allora, come docente, e poi è stata appunto la supervisor della mia tesi su Robert Frost. Quindi ho avuto modo di assaggiarne, esperirne quella, come dire, puntigliosità di cui si parlava, quel grande rigore critico e anche l'enorme cultura che aveva, che mi impressionava sempre. Quindi comincerò a parlare e forse sarà il caso che mi fermate a un certo punto, non ho idea di quanto tempo ho preso, ma posso farlo in qualsiasi momento. Pensavo di partire appunto da Emily Dickinson, a cui dedico addirittura 10 pagine in questo volume, con 4 interventi sostanzialmente. Ce n'è uno che riguarda appunto Sillabe di seta, che era uscito nel 2004 da Feltrinelli ed era un'ulteriore traduzione di poesie di Emily Dickinson da parte di Barbara Lanati.
Si tratta appunto in genere di interventi che sarebbero, come diceva giustamente Sara, recensioni, ma poi in realtà lo sono poco perché sono l'occasione per Caterina per fare delle osservazioni che spesso non sono assolutamente mirate a mettere in luce il valore di quello che sta commentando. Sono sull'Indice dei Libri in questo caso, le altre appunto su Alias. Poi ce n'è una su Rosso, Purpureo, Scarlatto, che uscì per le edizioni dell'Obliquo nel 2011, e questa invece a cura di Anna Cascella Luciani, sono traduzioni appunto a sua cura, e però è un'operazione un po' più particolare perché sono 300 esemplari stampati dalla tipografia grafica artigianale. E con per 100 di questi fuori testo un'opera di Ettore Spalletti. C'è poi un'altra operazione molto interessante di cui ci dà notizia, questa volta nel 18, perché la traduzione di Nadia Fusini per Archinto di un libro uscito nel 13 che si intitolava The Gorgeous Nothings e sono in sostanza 52 poesie che Emily Dickinson vergò su pezzi, scraps di buste. E che sono studiate appunto da Martha Werner e trascritte da questa visual artist che è Jane Birbing. E per questo motivo il volume appunto è tradotto con il titolo di Buste di poesia. E alla fine c'è una traduzione di Silvio Raffo del 18 ancora, intitolata La Bella di Amherst, il racconto della vita di Emily Dickinson, uscito dalla Vita Felice, che è la traduzione di un dramma di William Luce prodotto a Broadway nel 76. Allora, io direi che questi quattro pezzi mi hanno fatto pensare come prima cosa al quanto profonda fosse la conoscenza di Caterina della poetessa di Amherst. Per esempio, uno dei punti che secondo me lo dimostra è il modo in cui gestisce molto bene alcune definizioni ricorrenti della sua personalità, del carattere che si evince dalla sua persona poetica. E la capacità di appunto muoversi abilmente tra certi cliché può venire soltanto da una conoscenza molto profonda, direi quasi dell'opera omnia di un poeta, per riuscire in qualche modo a smascherarlo. Per esempio, riesce a valutare e a definire molto bene l'operazione del dramma di William Luce, tradotto da Raffo, che tenta di rappresentare, come dice Raffo, la più criptica, irridente e sovrumana delle poetesse. E invece nelle parole di Caterina, inafferrabile come un folletto, arcana come una sibilla, enigmatica come una sfinge, fin dall'adolescenza, un Ariel evanescente, mistico, eretico e burlone. Ma alla fine di questo lungo monologo, forse eccessivamente brioso e istrionico, in cui appunto Luce le fa apostrofare Dio, lo faceva, Dickinson per carità, e le fa apostrofare appunto la morte, di nuovo ci sono molti apostrofi alla morte nelle sue poesie, però appunto questo monologo così descritto da Caterina, secondo lei produce, e qui la cito direttamente, un ectoplasma parecchio lunatico e un bel po' svitato, abbastanza picchiatello. E conclude giustamente con questa frase appunto abbastanza lapidaria, si potrebbe dire che non le somiglia. E quindi in questo modo secondo me dimostra di sfuggire a un doppio stereotipo di e su Emily Dickinson, che è quello della reclusa infelice e quello della tremenda sibilla, no? Mentre invece lei la definisce appunto più in maniera più equilibrata, più corretta, come una pseudo innocente eretica del verso poetico. E ne apprezza, nelle buste di poesia in particolare, la Dickinson, e di nuovo sto citando da lei, meno mascheratamente infantile, in quei suoi ultimi anni, meno ironica ed eretica, meno impegnata a giocare a nascondino con Dio e più olimpica nel misurarsi con la metafisica della morte e dell'assoluto. Quindi mi sembrano parole appunto molto misurate, molto precise, accurate, che dicono quanto sapiente fosse la sua comprensione di questa poetessa. L'altro aspetto, che è appunto il suo intervenire anche sul libro, appunto sui colori, mi sembra che dimostri, come fosse capace di entrare addirittura nel dettaglio, no? Di certi aspetti quasi da specialista. È il libro appunto tradotto da Cascella Luciani, che mette in luce in particolare l'ampia gamma di
purple, scarlet, cremisi. È anche piuttosto difficile andare a individuare le connotazioni di questi colori, questa ampia gamma, spettro di colori che palesemente Emily Dickinson amava e che veramente sono molto diffusi nella sua poesia, e anche tradurli chiaramente. Mi ero concentrata anch'io appunto su questo aspetto della poesia della Dickinson nel mio libro, a partire da un saggio del 1961 di R.P. Blackmore, che diceva che avesse usato appunto questa parola in particolare purple, che in se stessa è diciamo piuttosto ambigua, perché semplicemente le piaceva. Suonava gradevole al suo orecchio e la associava in modo vago a qualcosa di desiderabile, universale, distante e immediato. E avevo preso questa valutazione di Blackmore come una critica, lo era in realtà, era una sorta di così, indicazione di un'incapacità di avere uno stile poetico coerente, un linguaggio coerente e una visione del mondo coerente. Secondo me, invece, appunto, era un esempio di come funzionasse la metafora in Emily Dickinson, un uso straordinariamente moderno per i suoi tempi. E questo spettro di colori, queste connotazioni così vaghe, erano appunto un utilizzo polisemico del segno che in qualche modo stabiliva in un primo momento delle isotopie di significato, per poi appunto costruirne di superiori a livello di figure, di senso e di significato e di una referenza appunto che Paul Ricoeur indicava come secondaria, come poetica nella sua metafora viva, no? Il libro che scrisse su questo. Quindi per esempio questo spettro di colori, porpora, scarlatto, cremisi, andava a indicare sicuramente banalmente una stagione dell'anno, l'autunno, un'ora del giorno, quella serale del tramonto, ma anche questa incredibile sofferenza di cui sappiamo che ha avuto esperienza Emily Dickinson, soprattutto nel senso della privazione, dell'esperienza della morte, tutte le perdite che ebbe appunto anche molto giovane. Ma anche un colore che indicava questo fiore ambito per il quale bisognava rischiare tutto per ottenere tutto e che coincideva con una forma di maturazione. Di sofferenza che ti conduce appunto a compiere quella mezzaluna, quella crescent, farà diventare una circonferenza nel senso della conoscenza piena, che era anche una conoscenza di tipo palesemente mistico e che poteva portare appunto l'individuo al compimento, alla maturazione completa, attraverso veramente la prova anche della morte, questa terribile prova psicologica della separazione. E per questo motivo, per lei, avrei preparato e chiederei adesso gentilmente a Francesco Terranigra di leggere la prima poesia e poi Chiara la traduzione in italiano. Grazie. Purple is fashionable twice. This season of the year, and when a soul perceives itself to be an emperor. Il porpora è di moda due volte. In questa stagione dell'anno è quando un'anima percepisce se stessa come un'imperatrice. Grazie, piccole gemme. E invece adesso passerei a Derek Walcott, quindi in un ambito più postcoloniale. Si tratta in questo caso per Caterina di una recensione su Alias del dicembre del 2009, scritta in occasione dell'uscita di Isole, a cura di Matteo Campagnoli. È un'antologia di traduzioni tratte da 12 volumi, pubblicati fino ad allora da Derek Walcott, quindi durante una carriera di addirittura una cinquantina d'anni. Ed era un volume che andava a quel punto a sostituire quello in uso fino ad allora, a cura di Andrea Molesini, uscito ancora da Adelphi, che si chiamava Mappa del Nuovo Mondo, confezionato un pochino velocemente nel 1992, in seguito chiaramente all'attribuzione del Nobel. Chiaramente l'articolo è stato rivisto però da Caterina perché accenna alla morte di Walcott a 87 anni, il 17 di gennaio del 2017. L'articolo è molto interessante, secondo me, perché riesce a restituire in una maniera molto calibrata la posizione originale, fortemente personale, di Walcott sulla questione postcoloniale.
o meglio il suo posizionamento in quanto artista dell'isola, island artist, ma diceva anche Caribbean artist, per esempio. E questa si distingueva un pochino da quella dei teorici del postcoloniale, in particolare perché la sua posizione, per esempio, rivendicava una sorta di diritto a quella che chiamava la amnesia, cioè questo desiderio in qualche modo di non assumere una posizione politica e di rottura, di rivolta, di accusa, di colpevolizzazione nei confronti dell'impero e della sua cultura, ma piuttosto di voler in qualche modo soprassedere sui torti del passato per poter guardare avanti, cioè ricomporre questa ferita della storia. Ricordo per esempio che il professor Luigi San Pietro, che fu sostanzialmente lo studioso che lo portò in Italia, lo fece conoscere appunto ai lettori italiani prima addirittura che vincesse il Nobel, diceva appunto che la risposta di Walcott era la risposta della geografia della sua isola, dell'artista dell'isola di St. Lucia, che era un landscape, un paesaggio così imponente, così bello, così pieno di luce che, e questa è proprio credo una battuta di Walcott nei suoi saggi, era impossibile in qualche modo svegliarsi la mattina su St. Lucia e proferire delle cose alla Eliot, o pensare ancora soltanto lontanamente al suicidio, per esempio, perché la bellezza proprio fisica del luogo in cui era nato, in cui viveva, in cui era così attaccato, era troppo forte. Quindi la risposta era proprio quella del canto dell'isola, della geografia, che in effetti è stata una scommessa vinta da parte di Walcott, perché è riuscito a imporre quest'isola e la sua cultura agli occhi del mondo. Questo senza dimenticare chiaramente quello che era successo, cioè riuscire a coltivare questa amnesia non voleva dire dimenticare, e in effetti lo stesso Walcott non lo fa nelle sue poesie, in particolare nello Schooner Flight, che secondo me è uno dei suoi prodotti migliori, molto lirico. A un certo punto appunto ricorda il Middle Passage, con questi tuffi di Chabin nell'oceano, durante i quali sembra che veda, o forse immagino, forse ricorda, in maniera così immaginifica, le ossa dei suoi antenati morti e affondati nell'oceano durante la tratta. Per questo appunto ho scelto una poesia che chiederei di leggere a Francesco, però tra un attimo, dopo aver detto appunto che l'altra cosa che ricordo molto bene di Walcott e che secondo me Caterina mette bene in luce era questo rivendicare il diritto all'eredità della letteratura mondiale, non essere obbligato per rivendicazione politica a rinunciarvi. Ricordo appunto un episodio a Parma durante un public reading di Derek, quando alla fine della lettura gli fu chiesto in maniera appunto molto polemica se non pensava di tradire la sua gente per il fatto di fare così spesso riferimento a Dante, e si arrabbiò molto. Era uno dei suoi scoppi di ira, perché appunto secondo lui era fare allo stesso modo del razzismo in qualche modo il fatto di imporgli delle fonti, dei modelli di ispirazione o di proibirgliene altri. Ha detto molto semplicemente che la realtà della sua formazione era che crescere a St. Lucia ai suoi tempi, andare alla scuola di St. Lucia voleva dire essere educato nella letteratura inglese e leggere poesie sulla neve che questi ragazzini non avevano mai visto, per esempio, e quindi ha espresso l'amore per la lingua inglese con la quale voleva scrivere, insieme certo anche al patois dell'isola, è chiaro. E lo Schooner Flight è veramente un'opera d'arte proprio in questo intreccio molto spontaneo e molto lirico tra il patois e lo standard English che utilizza Derek Walcott. Quindi l'ideale per lui era proporre quella che sentiva come più vera, cioè questa identità composita che si esprime in una letteratura composita, che è quello che è diventata la letteratura dei Caraibi, una forma di fortissimo sincretismo culturale. Vorrei citare soltanto a pagina 232 le parole stesse di Caterina, che dice: Walcott ha negoziato con i confratelli neri, figli come lui di schiavi, scegliendo controcorrente la rinuncia
alla rivendicazione con le armi ormai spuntate dell'uso del patois nazionalistico o del recupero impossibile del retaggio africano, della negritudine a tutti i costi, della contrapposizione manichea bianco-nero. E va avanti in effetti così, dicendo sostanzialmente questa stessa cosa, perché l'aveva capita molto bene. E chiederei adesso a Francesco invece di leggere quel bellissimo passaggio da The Schooner Flight, appunto sul Middle Passage. I couldn't shake the sea noise out of my head. The shell of my ears sang Maria Concepcion. So I start salvage diving with a crazy Mick named O'Shaughnessy and a Limi named Head. But this Caribbean so choke with the dead that when I would melt in emerald water whose ceiling rippled like a silk tent, I saw them corals, brain, fire, sea fans, dead men's fingers and then the dead men. I saw that the powdery sand was their bones, ground white from Senegal to San Salvador. So I panic third dive and surface for a month in the seaman's hostel, fish broth and sermons. When I thought of the woe I'd brought my wife, when I saw my worries with that other woman, I wept underwater, salt seeking salt, for her beauty had fallen on me like a sword, cleaving me from my children, flesh of my flesh. Non potevo togliermi dalla testa il rumore del mare. Le conchiglie delle orecchie cantavano Maria Concepcion. Allora mi buttai nei recuperi subacquei con un pazzo irlandese, un certo O'Shaughnessy, e con un cazzo d'inglese detto Head. Ma questi Caraibi sono così incastrati con la morte che quando avrei dovuto scomparire nell'acqua color smeraldo, la cui volta fluttuava come una tenda di seta, li vidi diventare coralli. Cervello, fuoco, gorgonie, dita di uomini morti e poi loro, i morti. Vidi che la sabbia fine era le loro ossa, macinate fini, dal Senegal al San Salvador. E così alla terza immersione mi prende il panico e per un mese emergo all'ostello del marinaio. Rodo di pesce e sermoni. Quando ripensai al dolore che avevo causato a mia moglie, quando vidi i problemi che avevo avuto con quell'altra donna, mi misi a piangere sott'acqua. Sale cerca sale. Perché la sua bellezza era caduta su di me come una spada, separandomi dai miei figli. Carne della mia carne. Chiederei forse adesso a Sara se c'è ancora tempo, perché non voglio assolutamente esagerare e prendere spazio ai colleghi. Non ti sento, Sara? Se riesci a fare tutto in 2 minuti, sì, perché siamo già ben oltre, ma 2. Ok, allora... Ok, velocissimamente è su Levin, di nuovo a cura, cioè in occasione della traduzione, a 2 mesi della morte di News of the World, tradotto appunto da Giuseppe Strazzeri come Notizie dal Mondo di Mondadori. E semplicemente volevo dire che appunto quello di Caterina è un omaggio a lui, alla sua poesia, quindi una presenza importante che lei rileva, e soprattutto mettendone in luce la cifra più importante, che è quella del valore anche etico di questa poesia. Ho conosciuto appunto Philip alla Fondazione Borbiasco nel 2000, eravamo lì entrambi fellows e l'ho intervistato e mi ricordo proprio questo afflato etico, questo impegno politico molto forte. Ricordo una cosa molto bella che disse, che era che di nuovo la poesia per essere tale doveva in qualche modo essere libera e quindi non avere un'agenda, quindi un programma politico, non legarsi a dei contenuti, ma che semplicemente il mero gesto, atto di scrivere è un atto politico per un poeta. E quindi Caterina lo mostra appunto come figura di poeta indipendente ed esattamente così si fa di solito fatica a collocarlo da qualche parte, se non insieme a poeti come Adrienne Rich, tra coloro appunto che
non si affiliano a una scuola, ma portano avanti un'istanza politica. Era appunto il poeta operaio di Detroit, conosciuto per quello, poeta della scena urbana, della classe lavoratrice, dagli emarginati in generale, anche se mi sembra appunto molto interessante interpretare la sua produzione con quell'arco che Edward Hirsch descrive molto bene come Francesco, di nuovo, se c'è tempo per l'ultima poesia, perché è veramente una piccola gemma che mostra l'inizio di questa parabola, questa rabbia ironica molto forte, questo afflato etico. Animals are passing from our lives. It's wonderful how I jog on four honed down ivory toes, my massive buttocks slipping like oiled parts with each light step. I'm to market. I can smell the sour grooved block. I can smell the blade that opens the hole and the pudgy white fingers that shake out the intestines like a hanky. In my dreams, the snouts drool on the marble, suffering children, suffering flies, suffering the consumers who won't meet their steady eyes for fear they could see the boy who drives me along believes that any moment I'll fall on my side and drum my toes like a typewriter or squeal and shit like a new housewife discovering television, or that I'll turn like a beast cleverly to hook his teeth with my teeth. No, not this pig. È fantastico come trotterello su quattro piedi d'avorio appuntito, mentre i miei glutei massicci guizzano a ogni passo leggero come parti oliate. Vado al mercato. Sento l'odore acre del ceppo scanalato, sento la lama che apre il buco e le dita bianche e tozze che tirano fuori gli intestini, scuotendoli come un fazzoletto. In sogno i musi gocciolano sangue sul marmo. Sopportando i bambini, sopportando le mosche, sopportando i clienti che non li guardano negli occhi fissi per paura che ci vedano ancora. Il ragazzo che mi trascina crede che da un momento all'altro cadrò su un fianco e scalcerò come i tasti di una macchina da scrivere, o squittirò e me la farò sotto come una massaia novella che scopre la televisione, o che mi rivolterò come una bestia astuta per agganciargli i denti coi miei denti. No, non questo maiale. Grazie. Grazie mille, Chiara Sayel. Grazie mille a Chiara Sayel, a Francesco Terranegra e naturalmente grazie mille a Paola Loreto, che è stata la prima ad aprire. Nel frattempo si è unita al nome di Abia Ricciardi, a cui do il benvenuto, ci dirà qualcosa alla fine e dunque passo immediatamente la parola a Paolo Febraro, che vedo davanti a me pronto. Paolo Febraro è un poeta, un saggista e un prosatore. Ha pubblicato volumi su Aldo Palazzeschi, su Umberto Saba, su Primo Levi e Scimusini. In L'Idiota, una storia letteraria, un libro del 2011, ha raccontato criticamente la figura dell'estraneo nella letteratura, dai greci al Novecento. Paolo Febraro è anche un traduttore, ha curato le edizioni italiane di Edward Thomas, Charles Simic, Michael Longley e Jeffrey Brock. Altre versioni poetiche sono apparse negli anni su testo a fronte. Collabora alle pagine culturali del Sole 24 Ore e alla rivista L'Età del Ferro. A me farà molto piacere sentirlo, perché è la prima volta che ci vediamo, per cui gli lascio volentieri la parola, raccomandandomi i tempi, diciamo, raccolti. Grazie. Grazie a voi, grazie davvero per avermi chiamato. Io devo dire, cercherò di trasformare in vantaggio un evidente svantaggio, perché per prima cosa non sono un accademico, non sono un americanista, non sono neanche un critico letterario strettamente inteso.
E peggio, la cosa peggiore è che non ho purtroppo mai conosciuto Caterina Ricciardi e peraltro quindi mi era del tutto sconosciuto il fatto che fosse una persona, una donna molto forte dal punto di vista umoristico, molto, molto ironica e così capace di tenere banco con il divertimento sapiente. Devo dire, non lo sapevo, l'ho saputo da San Antonio di poco fa, ma l'ho sospettato durante la lettura di questo libro, mi sono molto divertito, ovviamente ho imparato moltissimo, mi sono molto divertito proprio perché proprio per l'acume notevolissimo di Caterina Ricciardi, per la bellezza asciutta, aguzza della sua prosa, per la scelta degli aggettivi, per il taglio della frase anche, per la sua rapidità a volte, e per il modo molto bello, secondo me, molto creativo, molto aperto, molto sfrontato di intendere la recensione, in modo davvero molto anti-accademico, potrei dire, no? Nel senso, se vogliamo dare alla parola accademico qualcosa di invece di più irrigidito, di più attento forse a un passato da rispettare, più ancora che da comprendere. No, è un libro davvero notevole, lo dice anche un piccolo fatto che mi capita da molto tempo. Ho imparato da me stesso che quando un libro mi piace, scrivo, mi viene da scrivere. E in questo caso, alla fine del libro, a parte gli appunti che ho preso, ho scritto due poesie e una prosa, pensate un po'. Molto brevi le poesie e una prosa appena più lunga. Quindi, in qualche modo, leggendo le parti, soprattutto iniziali, la parte sull'Ottocento, sul primo Novecento, mi è venuta un'ispirazione. E devo dire, non scrivevo versi da diversi mesi, quindi sono stato molto contento di questa nuova epifania. Prendo in parola Caterina Ricciardi, cerco di fare come lei, in modo un po' irrituale, che forse vi sorprenderà, proprio, ripeto, cercando di fare del mio svantaggio evidentissimo una forma di vantaggio, perché in realtà il libro mi è piaciuto molto, ma non sono d'accordo su questo libro. Non sono d'accordo con molte delle impostazioni di questo libro, con la forte impostazione di questo libro, perché secondo me è un libro che, in quanto scritto da un americanista, da un intellettuale che è americanista, dà per scontato ciò che non dovrebbe essere dato per scontato. E quindi ho cercato, credo che se io mi elimino in questo modo voi mi possiate vedere lo stesso, vero? Credo di sì. Ho scritto nel primo pomeriggio di oggi, per raccogliere delle idee, a mo' di recensione, una sorta di pensieri. L'ho anche letti e arrivano a 7 minuti, diciamo così, 7 minuti di pensieri. Su questo libro, e se me lo permettete ve li leggo, perché credo che sia alla fine più facile per me e credo anche per voi. Commentando per circa 7 pagine del suo Novecento poetico americano il testo di una canzone di Bob Dylan, Caterina Ricciardi ha immaginato Ezra Pound e Thomas Eliot, ovvero, virgolette, i due poeti più influenti del XX secolo, ancora virgolette, nella torre di comando, a contendersi la guida del timone di questa strampalata imbarcazione odisseica, che è appunto una canzone, Desolation Row, di Bob Dylan. L'immagine è vivace, simpatica e seducente, ma al tempo stesso ha una sua ovvietà che la fa passare quasi inosservata. E in effetti c'è molto di inosservabile, di indiscutibile, nelle quasi 400 pagine di notevoli saggi e recensioni che la studiosa di letteratura angloamericana ha dedicato ai poeti di lingua inglese d'oltreoceano, con significative escursioni in Irlanda. Che Pound ed Eliot siano i più influenti autori in versi del Novecento, almeno quanto Dylan ne sia il maggior songwriter,
non è un fatto che venga proposto e argomentato, quanto semplicemente affermato in una frase incidentale, sfumata di quella benevola ironia che si tributa alle verità passate in giudicato. Pronunciando tale affermazione come un'ovvietà, la studiosa cronista letteraria accredita naturalmente l'egemonia culturale dell'impero nordamericano e insieme quella del cosiddetto modernismo o sperimentalismo. Ecco allora l'orgogliosa centralità di chi ha costruito la propria reputazione sulla mancanza di ogni centro. La poesia dell'impero è stata ed è tuttora accerchiante, di molteplice sponda, isolana e globale, pubblicitariamente dirompente. L'indiscrezione con cui, a partire proprio da Pound ed Eliot, gli scrittori nordamericani hanno frugato nelle viscere dell'Europa, facendone un repertorio, una cava di materiali e al tempo stesso un ideale di purezza non contaminato dalle brutture del capitalismo, ha molto di sovrano e di pasticciato, proprio per riprendere anche un aggettivo utilizzato da Caterina Ricciardi. Ad esempio, il fascismo di Pound e l'anglo-cattolicesimo di Eliot sono una perfetta figura della loro voracità egemonica, dell'ordine tetragono che presiede alle verbose desolazioni che hanno inscenato. Il Pound anglo-provenzale, anglo-italico, anglo-cinese e l'Eliot british e dantesco hanno supervisionato buona parte della poesia prodotta nell'amplissima sfera della lingua inglese, amministrando un potere esecutivo enorme. Può darsi che questa sia influenza, ma può darsi anche se sia trattato di capacità strategica. Nulla come un calcolatissimo sparagmos formale può consentire di essere onnicomprensivi e nascostamente centripeti, legalizzando un perfetto meccanismo da accademia, appagata sia dalla profusione di corrusca archeologia, sia dal meticciato dell'intarsio, o se vogliamo, da una scientifica informalità. Di fatto, al di sotto di una pelle coriacea ma sottile, composta di disturbo e contraddizione, ecco spuntare il classicismo. Un'arte poetica sontuosamente vicaria, che alla mitologia, a un'Europa consumata e al continuo nutrimento delle arti figurative, affida l'espressione di una identità perennemente precaria e onnivora, scombussolata e tremendamente gravitazionale. Spesso piangendo il fallimento del proprio successo universale, fra sensi di colpa ingenui e ingenua avidità, i poeti nordamericani si sono dati al poema, misurando su di esso la capacità di ricezione della propria illeggibilità, anzitutto interiore. Così sono spesso risultati intimidatori e affascinanti per la freschezza con cui hanno metabolizzato i loro copiosi saccheggi, seppure il loro dinamismo assomigli più al moto di una spirale che a quello di una vera conquista. E dunque, chissà se Pound ed Eliot sono davvero i poeti più influenti del Novecento. Forse sono quelli che più volte sono stati scorsi con gli occhi, anche se non letti davvero. Il quadro allestito da Caterina Ricciardi, a parte l'omissione di un Paul Muldoon, che vi si sarebbe trovato a suo perfetto agio, è talmente ampio e scritto con tale gradevole acume che noi siamo stati più volte sul punto di aderirvi. Del resto, il suo libro è in realtà l'emersione e la sottolineatura della massiccia opera di traduzione che gli italiani da decenni dedicano ai poeti anglosassoni. Secondo una piena legittimità sociopolitica ed economica, si tratta molto più di un'accoglienza che di una reale conversazione. Ai due capi del filo, l'altezza delle rispettive poltrone è diversissima. Personalmente non vedo perché il modernismo nordamericano dovrebbe costituire la parte più influente delle mie letture di poeta e di saggista. Accanto alla grandezza per me certa quanto inclassificabile di Wallace Stevens e di Robert Frost, mi sembrano molto più notevoli il minimalismo surreale di Mark Strand e Charles Simic, la visionarietà di Anthony Hecht e la severità ironica di Louis Gluck.
ma nei loro confronti agisce anche in me il pregiudizio di centralità che gli autori di lingua inglese fanno scattare anche a livello editoriale. L'unico modo per reagire agli automatismi della nostra epoca è riconoscerli per prima cosa in noi stessi. Nessuno di questi autori può rivaleggiare, per quanto mi riguarda, con quanto mi hanno donato Saba e Caproni, Cavafis e Machado, Rilke e Mandelstam, Yeats e Miguash. E devo invece confessare che in buona parte i versi citati da Caterina Ricciardi nella seconda parte del suo volume, dalla metà in poi, mi appaiono ampiamente trascurabili dal punto di vista strettamente poetico. In essi però aleggia il non detto e soprattutto il non scritto di cui ho dato conto, la connotazione di nordamericani li precede e li giustifica. Forse questa è la nostra amabile condanna, l'unica generosità che le condizioni attuali della cultura italiana consentono. Di certo però anche in campo poetico la felice ricettività italiana rischia ormai di diventare passività. Nei poeti d'oltreoceano vediamo forse non tanto i tormenti coscienziali e protestanti, la schizofrenia che oscilla tra innocenza dell'inizio e perdizione dell'eccesso, quanto invece una sconfitta di altissimo profilo, un naufragio di dimensioni melvilliane che ci riscatti dal piccolo cabotaggio della sopravvivenza e ci includa nell'abbraccio filiale di un gigante. Una delle cose che mi ha colpito di questo, ripeto, bellissimo libro, utilissimo libro, è quando molto spesso Caterina Ricciardi scriveva «è stato tradotto solo ora questo libro di, non è ancora stato tradotto l'intera opera di», dando per scontato che così dovesse essere. Laddove invece queste 400 pagine sono un evidente omaggio alla recettività, alla straordinaria alacrità dei poeti, traduttori, accademici italiani, che davvero in questo fanno, con tutta l'intelligenza possibile, fanno davvero parte dell'impero americano. Tutti noi facciamo parte dell'impero americano ed io, che sono libero da doveri istituzionali, essendo davvero un battitore libero, sono assolutamente corrivo in questo perché ho tradotto poeti anglosassoni, ho scritto di loro come di nessun'altra, e non ho imparato nessun'altra lingua come l'inglese, al livello dell'inglese, forse anche per una iniziale mio amore per la letteratura francese, che poi è stato invece molto deluso e molto tradito dalle letture ulteriori. Secondo me la letteratura francese è molto, molto persa del proprio Novecento, insomma, molto, molto lontana, credo, molto arrotolata in se stessa. Quindi ecco, volevo affidarvi queste riflessioni e ascoltarvi soprattutto. Ho scelto per la lettura diretta due mie traduzioni, una da Silvia Plath e l'altra da Yvan Boland, quindi una poetessa irlandese che ahimè ci ha lasciato qualche mese fa e la poetessa americana, diciamo così, più celebre dopo la Dickinson probabilmente dal punto di vista biografico, anche ricordando la grande capacità di Caterina Ricciardi proprio di prendere a contraggenio certi personaggi e a tirare fuori la sostanza della loro scrittura, della loro opera, dal mito. È un libro molto smitizzante, questo di Caterina Ricciardi, e nel mio modo ho cercato di renderle omaggio proprio in questo modo, forse un po' urticante, ma secondo me invece abbastanza consentaneo a lei. Quindi leggiamo queste due poesie, se vi va, e poi vi ascolto volentieri. Sì. Comincio con Mirror di Sylvia Plath. I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately.
just as it is, unmisted by love or dislike. I'm not cruel, only truthful. The eye of a little god, four-cornered. Most of the time, I meditate on the opposite wall. It is pink, with speckles. I have looked at it so long, I think it is part of my heart, but it flickers. Faces and darkness separate us over and over. Now I am a lake. A woman bends over me, searching my reaches for what she really is. Then she turns to those liars, the candles or the moon. I see her back and reflect it faithfully. She rewards me with tears and an agitation of hands. I am important to her. She comes and goes. Each morning, it is her face that replaced the darkness. In me, she has drowned a young girl, and in me, an old woman rises toward her day after day like a terrible fish. Sono argento e precisione. Non ho preconcetti. Ciò che vedo subito lo inghiotto, così com'è, snebbiato d'ogni amore o disgusto. Non sono crudele, solo veritiero. L'occhio di un dio minuto, quadrangolare. Il più del tempo medito sulla parete opposta. È rosa, ha delle macchie. L'ho guardata tanto a lungo che penso sia parte del mio cuore. Ma s'apre e si chiude. Volti e buio di continuo ci separano. Ora sono un lago. Una donna si china su di me, cercando chi è davvero nella mia fuga. Poi si volta a quelle bugiarde, le candele o la luna. Vedo la sua schiena e la rifletto, fedele. Mi ricompensa con lacrime e un agitarsi di mani. Per lei sono importante. Lei che viene e va. È il suo viso ogni mattina a rimpiazzare il buio. In me ha annegato una ragazza. E in me, una vecchia, emerge verso lei giorno per giorno come un pesce terribile. Quarantine di Evan Boland. In the worst hour of the worst season, of the worst hair of a whole people, a man set out from the workhouse with his wife. He was walking, they were both working north. She was sick with famine fever and could not keep up. He lifted her and put her on his back. He walked like that west and west and north until at nightfall under freezing stars they arrived. In the morning they were both found dead, of cold, of anger, of the toxins of a whole history. But her feet were held against his breastbone, the last heat of his flesh was his last gift to her. Let no love poem ever come to this threshold. There is no place here for the inexact praise of the easy graces and sensuality of the body. There is only time for this merciless inventory. They death together in the winter of 1847. Also what they suffered, how they lived, and what there is between a man and a woman, and in which darkness it can be proved. Nel peggiore momento della peggiore stagione del peggiore anno di un popolo intero, un uomo partì dall'ospizio dei poveri con sua moglie. Si mise in cammino, lo fecero entrambi, per il nord. Per la carestia lei aveva la febbre e non poté continuare. Lui la sollevò e se la mise sulla schiena. Camminò così verso ovest e ancora a ovest e a nord, finché di notte, sotto gelide stelle, arrivarono.
al mattino furono trovati morti, di freddo, di fame, delle tossine di una storia intera. Ma i piedi di lei erano presso lo sterno di lui. L'ultimo tepore del suo corpo fu l'ultimo dono per lei. Nessuna poesia d'amore deve giungere mai a questa soglia. Non c'è posto qui per l'inesatta lode delle grazie facili e sensuali del corpo. C'è tempo solo per questo spietato inventario. La morte che li colse insieme nell'inverno del 1847 e ciò che soffrirono, come vissero e cosa c'è tra un uomo e una donna e quale buio se ne dà la prova migliore. Grazie Chiara, grazie Francesco e naturalmente grazie a Paolo Febraro per la lettura urticante e consentanea che io ho davvero apprezzato e starei qui a parlare con te della felice ricettività italiana per giorni, perché è una cosa che mi assilla invece per quel che riguarda la prosa e il romanzo. Non si può fare ora, spero di poterlo fare con te in un'altra circostanza. Ti ringrazio naturalmente per aver partecipato e do la parola a Massimo Bacigalupo che ha avuto un ruolo importante nella parte finale nella realizzazione di questo volume e ve lo presento subito e lascio poi subito la parola a lui. Massimo Bacigalupo è professore emerito di letteratura americana all'Università di Genova, si è laureato alla Sapienza con Agostino Lombardo, ha ottenuto il dottorato presso la Columbia University e ha insegnato a più riprese al Barnard College. Si è occupato di romanticismo e di modernismo, in particolare ha scritto di Melville, Dickinson, Pound, Eliot e Stevens, di cui ha curato tutte le poesie nei Meridiani Mondadori. Ha anche tradotto due raccolte, L'Iris Selvatico e Averno di Louis Gluck, premio Nobel per la letteratura 2020. È stato presidente dell'AISA, l'Associazione Italiana Studi Americani, dal 2001 al 2004. Lascio dunque la parola a Massimo e lo ringrazio per la pazienza. So che all'ultimo c'è anche un piccolo omaggio per tutti quanti e soprattutto per Caterina. No, è un piacere parlare di Caterina, parlare di questo libro, rivedere gli amici. Vecchi e nuovi, colleghi naturalmente, i poeti, il poeta Paolo, che infatti ha un po' gettato una pietra nello stagno, così sempre molto, molto interessante, molto opportuna, perché è vero che naturalmente la prospettiva di ognuno di noi è legata ai nostri studi, alle nostre ossessioni, e ci sono certi poeti che ci accompagnano per tutta la vita e praticamente noi pensiamo con le loro parole, no? E le vediamo dappertutto e magari è anche un'illusione ottica, una distorsione, no? Dovuta appunto a queste frequentazioni ossessive. E c'è qualche cosa di questo nel lavoro di Caterina, che naturalmente aveva dei numi per cui si batteva, no, a spada tratta, e certamente Pound è stato un po' il suo cavallo di battaglia, no? L'autore più frequentato, su cui lei ha pubblicato libri, traduzioni, no? Insomma, e per cui non sorprende che poi quando deve parlare di Bob Dylan cita quella poesia che Paolo ha benissimo ricordato, no? Desolation Row, che in realtà è molto più ambigua anche nel riferimento a Pound e a Eliot di quanto forse Caterina non faccia capire o non abbia capito nella sua interpretazione di quel verso, ma di quelle parole sul Titanic, eccetera. Però detto questo, conoscendo Caterina e come fosse legata soprattutto a certi poeti, a certe figure, questo libro sorprende per il suo carattere enciclopedico, no? Perché rivela quanto ampiamente lei abbia letto anche poeti di assai diversa formazione, sempre con molta puntualità, colpiscono molto queste sue recensioni o questi suoi articoli, perché lei
sembra sempre avere qualcosa da dire, ha sempre delle idee molto precise sugli autori di cui scrive, non c'è mai nulla così di casuale, di improvvisato, no? Va sempre dritta a quello che ritiene essere il punto centrale dell'autore di cui si occupa. E appunto gli autori sono tantissimi, per cui questo libro ha un interesse proprio un po' enciclopedico, perché uno ci può trovare con quelle omissioni che sono state segnalate da Sara, forse con l'eccezione di Walcott, quelle eccezioni di quelle mancanze che però giustamente ha ricordato anche Sara, sono anche dovute all'editoria e non solo all'autrice, o forse non per niente all'autrice. Ecco, però questo libro appunto mostra come lei si aprisse, leggesse, commentasse, no? Trovasse sempre qualche cosa di appassionante perché in questi autori. E quelli che poi noi conosciamo meglio, questo l'ha detto giusto molto bene Paola, no? Quando noi leggiamo quello che lei scrive sugli autori che noi per nostra volta abbiamo più frequentato, e vediamo, ma questa Caterina proprio queste cose le capisce, le sa, le conosce, dice sempre delle cose, no? Rivela di essere molto addentro, no? a queste figure, che poi la poesia non è una cosa così facile né da leggere, né da capire, né da commentare, no? È così facile andare fuori, no? Fraintendere completamente, tutti anche, però questo non vuol dire che non si fraintenda, tutti fraintendiamo spesso, però appunto c'è questa lucidità e questa puntualità e questa anche felicità di scrittura, ecco, per cui oltre a questo carattere enciclopedico che fa di questo libro un repertorio, no? Che sulla poesia americana del Novecento e non solo americana, e anche, come ha giustamente detto Paolo, un po' su quelle che sono le fortune e sfortune editoriali, no? Che chiaramente meritano attenzione, perché è vero che c'è tutto questo discorso importante. Però appunto, a parte questo aspetto per cui ognuno può trovare delle informazioni sugli autori che incontra via via, di cui sente parlare, no? Ma c'è anche proprio un percorso personale di scrittura, per cui è un libro dove una studiosa racconta se stessa, no? con quelle che sono le sue passioni, con le sue intuizioni, insomma il suo confrontarsi è una. Non è, forse è stato anche detto prima, no? Non è una scrittrice, è un'autrice che, come va invece più di moda oggi in America, dove l'autore, il critico, racconta se stesso, no? Stavo passeggiando per Piazza Navona quando ho incontrato, così. No, lei in questo non si, perché la discrezione, anche questo è stato detto, era caratteristica della persona, no? Che era piuttosto schiva, no? e riservata, no? Non si capiva quanto. In effetti poi mi sono ricordato che l'ultima volta che l'ho vista c'era anche Paolo, solo che forse non li ho presentati, perché eravamo al Keith Shelley, alla Keith Shelley House a Piazza di Spagna, a presentare insieme un libro, e Paolo ed io. E Caterina, che non stava già tanto bene, perché eravamo nel dicembre del 19, o ottobre, novembre del 19, venne, no? fece quelle scale piuttosto impervie, no? Venne con sua nipote, e poi ci trattenemmo un pochettino a parlare dopo, no? Per cui ci fu questo incontro fuggevole di Caterina con quello che sarebbe stato questo suo lettore, come vedo che l'ha letta con passione, no? Questo bisogna dirlo, no? Magari non amando, anche giustamente, perché non tutti i poeti, perché si dovrebbero amare tutti i poeti, no? O nemmeno apprezzandoli, no? Ma così letto in una maniera, facendole il complimento di prenderla in contropiede, ecco. E, per cui
ci sono tante, tante cose di cui esserle grata dopo, dopo tanti anni che ha vissuto nel mondo accademico e appunto ha dato tanti frutti, no, di questa sua ricerca, e che poi ha tanti aspetti, ma uno degli aspetti che è stato rivelato prima, cioè per esempio questo suo saggio sul Centro Studi Americani, le lettere di Pound, rivelano che poi aveva era interessata anche a queste microstorie, e alcune delle cose che mi sono più piaciute fra i suoi scritti sono appunto quelle dove parla di, no, di fa queste ricerche piuttosto minuziose, no? Che sono delle curiosità, no? Che fanno parte anche della biografia degli autori, forse anche questo invece sono cose che interessano di solito spesso più a me anche quando io scrivo, no? Le piccole come le storie dei grandi, no? Si incontrano poi anche con le nostre vite, con i luoghi dove noi abbiamo vissuto, no? E lei per esempio appunto ha raccolto un libro di immagini su Pound a Roma, argomento pochissimo noto, prendendo dei brani di sue poesie, no? Con dei versi in cui parla o di quel quadro, di quel palazzo, o di quel ristorante, no? O di quel, no? E trovando così questi addentellati, no? Che sono preziosi per chi vorrà poi continuare, se ci sarà qualcuno che continuerà queste ricerche, questi studi in questi tempi. Ecco. Allora, io come autori la scelta naturalmente sarebbe vastissima, perché come ho detto ne troviamo a decine se non a centinaia in questo libro. E io avrei scelto i due grandi modernisti, cioè Stevens e Pound, e poi la Glick, che si è stata ricordata recentemente, per la quale Paola ha fatto un'eccezione tra i poeti americani che ama meno, invece la Glick vedo che ha incontrato la sua... così, la sua ammirazione. Però, dunque, cominciamo allora con Stevens. Chi è Wallace Stevens? Caterina si è occupata di Stevens già quando era, credo, all'inizio della carriera, scrivendone sono tre libroni curati da Elémir Zolla, e lei scrisse il saggio su Stevens, quei libroni si chiamavano Il Novecento, ed era una specie di rassegna del Novecento americano. E poi è tornata su Stevens in diverse occasioni, parlandone, no? anche a proposito di questo libro che ho curato io, cioè Tutte le poesie di Wallace Stevens. E Stevens è il poeta, autore di questa stravagante poesia che adesso ci verrà letta e che si intitola Tea at the Palace of Hoon, Tè al Palazzo di Hoon, una poesia degli anni 20, se ben ricordo. Not less because in purple I descended, the western day through what you call it, the loneliest hair, not less was I myself. What was the ointment sprinkled on my beard? What were the hymns that buzzed beside my ears? What was the sea whose tide swept through me there? Out of my mind the golden ointment rained, and my ears made the blowing hymns they heard. I was myself the compass of that sea. I was the world in which I walked, and what I saw or heard or felt came not but from myself, and there I found myself more truly and more strange. Non meno perché nella porpora discendevo il giorno a occidente attraverso ciò che chiamavi l'aria più solitaria, non meno ero me stesso. Quale olio mi irrorava la barba, quali inni ronzavano presso le mie orecchie,
quale mare mi attraversava con i suoi flutti. Dalla mia mente pioveva l'aureo balsamo e le mie orecchie spiravano gli inni che udivano. Io stesso ero la distesa di quel mare. Ero il mondo in cui camminavo e quello che vedevo, udivo o sentivo non veniva che da me. E qui mi ritrovavo più vero e più strano. È una poesia dove si presenta un io che è in una autonomia assoluta, no? Un io mitico, enorme, gigantesco, che tutto ingloba, che è anche molto sensuale. E questo appunto ci porta un po' a quello che è uno degli interessi di fondo e anche della formazione di Caterina Ricciardi, perché prima ho citato Elémir Zola, no? Non è un caso che lei abbia collaborato con Zola. Zola era molto uno studioso anomalo nel panorama italiano, che era del dopoguerra, degli anni 60-70, che era essenzialmente un panorama marxista, no? E Zola invece era un mitografo, qualcuno lo direbbe un mitomane, era, no, una persona che frequentava gli stregoni o parlava di streghe. Mi ricordo che scrisse proprio della Biblioteca di Studi Americani, no? Un libro intitolato Le origini del trascendentalismo, dove si parlava delle streghe di Salem, e non si capiva bene se per lui erano proprio delle streghe o no, perché io credo che lui pensasse che fossero proprio delle streghe, un pochettino le cosiddette streghe e gli stregoni di Salem. Per cui, no, a parte un po' gli scherzi, però questo aspetto così mitico, questo modo molto fuori dal coro, no? Che era di Zola, che, no, lo faceva appunto sembrare un personaggio di un altro mondo, no? C'è un rapporto con Caterina, perché anche lei è molto lontana da una lettura di tipo sociologico, da una, no? Vede invece al centro del suo interesse ci sono i grandi miti, in fondo la tradizione romantica anche, diciamo, no? E infatti, tra l'altro, il suo saggio su Pound, uno dei tanti saggi su Pound in questo libro, si chiama L'ultimo Pound, l'ultimo dei romantici, anzi credo che sia proprio il titolo che lei dà a tutta la sezione su Pound, per cui lei vede questi poeti come degli eredi del romanticismo, e Stevens chiaramente rientra in questa, può rientrare in questa ottica, no? Poi un titolo come Tè al palazzo di Hun di per sé ha qualche cosa di ironico, no? Perché abbiamo un superuomo che però va a prendere il tè, abbiamo un palazzo, insomma, Stevens, le interpretazioni di Stevens sono cose su cui potremmo stare appunto anche a parlare ancora molto, ma comunque in questa poesia l'avete sentito, straordinariamente suggestiva e affascinante questo io immenso che scende nella sera, no? Così via. Però appunto ci aiuta a capire un pochettino la collocazione anche della critica, che è un po' una critica mitografica, no? Fatta di, che si occupa dei grandi simboli. Lei cita spesso anche Northrop Frye, no? Che è stato uno dei critici che vide questi grandi miti, la Bibbia, no? E leggeva sempre, e da Frye deriva poi il critico più noto in Italia, anglosassone, cioè Harold Bloom, al quale non mi ricordo se lei dedica particolare attenzione, ma chiaramente Bloom è di nuovo un critico che vede tutta la letteratura del Novecento, o quella che lui ama, come una ripresa antagonistica del romanticismo, no? Per cui sono delle letture di tipo neoromantico e molto, appunto, tutt'altro che di tipo, come dicevo prima, no? Di tipo così storicizzante, no? E questo mi pare sia un po' la linea di Caterina Ricciardi, il che non toglie che lei conosce molto bene, ovviamente, lo sfondo culturale, sociale, storico dei testi di cui si occupa, però non è un caso che poi le piacciono questi autori in cui il mito, no,
la fantasia, l'immaginazione e così via dominano, e questo è il caso in qualche modo di Stevens, il quale però, essendo un grande poeta, è anche un po' difficile da, no? Non lo si può mai del tutto collocare da una parte o dall'altra, perché sfugge sempre, come già vi dicevo, quel titolo Te al palazzo di Hoon ci dice già che sì, siamo nel romanticismo, ma in un romanticismo dove si prende del tè e il palazzo, il signore del palazzo si chiama Hoon, e su quello poi dopo vi dirò in segreto cosa vuol dire, ma forse l'ho detto nelle note della mia edizione, non lo so. Comunque, adesso veniamo a quello che è un po' naturalmente il centro dell'Olimpo di Caterina Ricciardi, cioè Ezra Pound, e sentiamo l'inizio del canto 3, e siamo nel 1923, più o meno credo nello stesso anno in cui veniva scritto Il palazzo di Hoon di Stevens. Ezra Pound, che tanto per cambiare, ci parla dell'Italia e di Venezia. I sat on the Dogana's steps, for the gondolas cost too much that year. And they were not those girls, there was one face, and the Bucentoro 20 yards off howling stretti, and the lit cross beams that year in the Morosini, and the peacocks in the Corris's house, or there may have been. Gods float in the azure air, bright gods and Tuscan, back before dew was shed, light and the first light before ever dew was fallen, panisks and from the oak dryers and from the apple melid, through all the wood and the leaves are full of voices, a whisper, and the clouds bowy over the lake, and there are gods upon them, and in the water the almond white swimmers, the silvery wooded lazes, the upturn and the nipple, as Poggio has remarked, green veins in the turquoise, or the grey steps lead up under the cedars. Sedetti sui gradini della dogana, poiché le gondole costavano troppo quell'anno, e non c'erano quelle ragazze, c'era un viso solo, e a 20 metri Bucintoro che ululava stretti, e i lacunari illuminati quell'anno di un Camorosini e i pavoni nella casa di Corè, se poi c'erano. Dei si librano nell'aria azzurra, dei luminosi e toscani, prima che Rugiada cadesse. Luce originaria, prima che Rugiada stillasse. Panesci e dalle querce driadi, e dai meli melidi, dappertutto nel bosco, e le foglie sono piene di voci, mormoranti, e le nuvole si chinano sul lago, e ci sono dei sulle nuvole, e nell'acqua, nuotatrici dal biancore di mandorla. L'acqua d'argento smalta il capezzolo eretto, come avvertì Poggio. Venature verdi nel turchese, ovvero gradini grigi, salgono sotto i cedri. Ecco, allora capite perché è affascinante anche quando Caterina Ricciardi studia i dettagli, come lei fa nei libri dedicati a Pound, no? Il suo importante libro è Icones, no? E perché è tutto un testo pieno di piccole cose, di piccoli riferimenti, no? di frammenti, è un mosaico, no? Un collage, un mosaico, che per esempio quando adesso ho letto Stretti, no? Quasi tutti quelli che leggono un po' Pound, ma anche gli italiani, si ricordano che c'è una canzone che dice Stretti, Stretti nell'Isir d'amore, adesso non evito di cantarvela, e Stretti, Stretti, no? Perché Pound sta dicendo che mentre stava a Venezia sentiva, cioè è un mondo fatto di fatti, no? C'è anche un aspetto narrativo, non per nulla siamo nel 23, sono gli anni anche del rapporto con Hemingway, potrebbe essere quasi una tranche de vie hemingwayana, però essenzialmente c'è prima Venezia, le gondole, e il ragazzo squattrinato, no, che sta lì, Pound squattrinato, e poi gli dèi, per cui c'è un sogno rinascimentale,
le ninfe nel lago e così via, e anche quel piccolo dettaglio che allora forse era quasi conturbante del capezzolo eretto, per cui c'è anche un elemento di sensualità, no? Di sensualità rinascimentale, che però è anche la sensualità degli anni venti, no? Dopotutto c'è stato un po' di liberazione sessuale dopo la prima guerra mondiale. E poi descrive queste belle ninfe nel lago di Garda, e poi dice, come dice Poggio, allora bisognerebbe ricordarsi che Poggio Bracciolini, no? Per cui è anche una descrizione di un quadro, una cosa letteraria. E questo, non voglio tediarvi, è un testo così molto suggestivo, tipicamente accumulativo, no? Come tende a fare Pound, nei suoi modi, in questo suo periodo, che è uno dei suoi periodi migliori, questo degli anni ancora, no? Anni 20 e così via, ma a noi interessa in rapporto proprio con la lettura che di questo poeta da Ricciardi, che è proprio come di un poeta rinascimentale, no? Che scrive queste, insomma, che vive in questo mondo di sogno, in questo mondo di la Venere di Botticelli, no? È una specie di guru che interroga gli archivi del passato, no? I segreti dell'iconologia, che ha letto Panofsky, cioè lui non aveva letto, ma Ricciardi naturalmente aveva letto Panofsky, no? Per cui sono tutti queste, no? In realtà è solo una parte questa della personalità di Pound, che aveva ben altri lati, che era anche invece una sorta di profeta, no? Iroso, no? Che poi sappiamo le cose che farà poi nei decenni successivi. E tutto questo però Ricciardi un po' lo sa, ma un pochettino lo mette da parte e si concentra invece su questo americano innamorato del Rinascimento italiano, no? Che segue questo suo sogno e che ce ne fa partecipi. Senza dubbio questo è un lato della personalità di Pound che lui esprime, per esempio, in questi versi. E è una lettura molto, no, molto personale, che mi pare poi si possa anche, si spiega anche con quello che ho detto della formazione, no, di Caterina, dal punto di, no, e anche chiaramente con quelli che sono i suoi gusti, no, che sono appunto dei gusti appunto mitografici, no? Iconografici, no? Non particolarmente interessati ai versanti politici, no? Storici o economici. E invece in Pound sappiamo che Pound disse che, no, qualcuno, no, lei era, Pound diceva che il Cantos erano poi il poema dell'economia, no? Che era un giallo di cui non si sa chi è l'assassino, e poi si arriva finalmente al canto, alla metà più o meno, al canto dell'usura, e si scopre che l'assassino è l'usura. Lui voleva veramente affrontare la storia, no, la grande crisi del Novecento. Ma questo però in un certo senso lo fece anche un pochettino negli anni successivi, dopo questo suo periodo, e Caterina senz'altro è riuscita a far emergere questa personalità sognante e indubbiamente affascinante di Pound, con la sua scrittura così particolare, no? Così fatta di una migliaia di tessere e così via, che non cessa di suggestionare almeno alcuni di noi. E dopodiché vorrei concludere venendo al terzo poeta, cioè a Louis Glück, che ho riletto in questa occasione quanto Caterina Ricciardi ebbe a scrivere del primo libro di Louis Glück, tradotto in Italia quasi 20 anni fa, no, forse 10, insomma, comunque sì, all'inizio del 2000, nel 2002, L'Iris Selvatico. È una recensione che scrisse per l'Indice, e devo dire che appunto
leggendola ho di nuovo apprezzato il suo acume. Io sono il traduttore di questa raccolta e veramente ho capito diverse cose che forse non avevo capito, avevo dimenticato nel decennio che da allora è passato, e che lei sicuramente, non so, forse anche una poetessa, la Glick, forse lei riesce a... perché sente con grande partecipazione un elemento proprio di sofferenza che c'è in Glick e che io in qualche maniera avevo un pochettino nel mio ricordo del libro, no? Avevo così un po' perso di vista, no? E lei me l'ha rimesso davanti, che in realtà questa è una scrittrice che è sempre lì che parla di un, no, di un ostacolo, di una difficoltà, di un trauma. E sentiamo allora una poesia di questa raccolta, Iris Selvatico, The Wild Iris. Do you know what I was, how I lived? You know what despair is. Then winter should have meaning for you. I did not expect to survive Earth suppressing me. I didn't expect to waken again, to feel in damp earth my body able to respond again, remembering after so long how to open again in the cold light of earliest spring. Afraid, yes, but among you again, crying yes, risk joy in the raw wind of the new world. Qual è il titolo, Francesco? Non... Snowdrops. Ah, Snowdrops. Bucaneve. Bucaneve, ecco. Sapete cos'ero, come vivevo? Sapete cos'è la disperazione? Allora l'inverno dovrebbe avere senso per voi. Non mi aspettavo di sopravvivere con la terra che mi schiacciava. Non mi aspettavo di svegliarmi, di sentire nella terra umida il mio corpo capace di rispondere di nuovo, ricordando dopo tanto tempo come riaprirsi nella luce fredda della primissima primavera. Impaurito, sì, ma di nuovo fra voi, gridando, sì, rischia gioia nel vento aspro del nuovo mondo. E ecco, appunto, con questo possiamo chiudere, però appunto, vi dico solo qualche espressione che lei usa in questo testo così acuto, veramente è ammirevole quanto lei è riuscita a capire di questa raccolta, no? Nel giardino creato dai versi arguti di Louise Glick, no? E già questo, definirla arguta, è molto azzeccato, no? Perché... dice, i fiori parlano, hanno una voce, i fiori parlano, perché avete sentito che è il bucaneve, no, che parla, hanno una voce personale, hanno una personale vicenda esistenziale da raccontare, una vicenda che è spesso, ahimè, di sofferenza. Grief, sorrow, suffering, despair, terror, darkness, sono termini amaramente ricorrenti. Questo giardino canta storie e mostra percorsi di vita non diversi da quelli umani, con le privazioni, le ingiustizie, le malattie, le competizioni, le ferite, i lutti, i timori della fine e non ultima la vana, vanitosa aspirazione all'eterno. È il dramma di sempre, eppure si resta un po' sorpresi quando una voce, insinuando una lettura alternativa, annuncia: se questa non fosse una poesia, ma un giardino vero. Insomma, questo, insomma, qui Caterina Ricciardi rivela di essere, no, un critico veramente avvertito, che ha veramente una capacità di capire, di penetrare, invidiabile e molto istruttiva per noi che adesso possiamo leggere questi suoi testi, no? E per cui credo che saremo sempre
Leggeremo sempre con profitto queste sue osservazioni sui testi a cui vogliamo avvicinarci. Ecco, per cui grazie. Grazie Massimo, grazie mille. Se sei d'accordo, se siete d'accordo, lascerei la parola a Maria Pia Ricciardi, mi pare arrivato il momento, e poi magari proprio alla fine, grazie a Massimo, possiamo leggere una poesia dedicata a Caterina. Buonasera Maria Pia, e lascio la parola. Mi puoi chiamare? Signora, non si sente, per cui direi di, purtroppo, mi dispiace davvero avere questo ruolo, direi di andare avanti e magari tramite Valentina può farci avere quello che lei aveva preparato per stasera. C'è una bella poesia che magari si potrebbe leggere con la foto di Caterina sotto, non so se questo è possibile, una foto che avevamo visto all'inizio. Che abbiamo avuto grazie a Massimo Bacigalupo, non so se c'ha una parola, veramente una parola, 30 secondi per presentarla, e poi lasceremo la parola finale a Chiara Saiella. E Caterina era molto amica di Mary de Rakewitz, la figlia di Ezra Pound, molto benemerita non solo per le sue traduzioni del padre, è sempre molto generosa con tutti gli studiosi. E quando ho appreso la notizia della morte di Caterina, fra l'altro 2 giorni prima mi aveva scritto dicendo che stava bene, stava meglio anzi, per cui siamo rimasti particolarmente toccati da questo evento, ho telefonato a Mary che nella sua residenza a Tirolo di Merano, era di pomeriggio e stava con gli studenti americani che vanno a stare lì perché c'è un corso dell'università americana. E allora, mentre era lì con questi giovani, le è giunta la notizia della scomparsa della sua amica, e allora poi io le ho detto, ma potresti scrivere qualche cosa, perché la domenica successiva è ancora apparso su Alias l'ultimo articolo di Caterina Ricciardi, una recensione di un libro di James Agee, Let Us Now Praise Famous Men, lodiamo ora gli uomini famosi, no? Un famoso libro degli anni 30, e anche fra l'altro un titolo significativo. E allora Mary de Rakewitz scrisse questi versi e ricordando, lei mi disse il fatto che Caterina le mandava sempre dei cioccolatini da un caffè, di Roma, che aveva poi un'associazione con una chiesa che viene citata in questa poesia. E allora questa poesia, questi pochi versi così, così semplici, ma proprio per questo toccanti, apparvero insieme alla recensione, all'ultima recensione di Caterina Ricciardi, sul numero appunto successivo di Alias. Adesso vi faccio vedere la foto di Caterina Ricciardi proprio a Brunnenburg, cioè nella residenza di Mary de Rakewitz, nel 1991 in occasione di un convegno sul grande Ezra Pound. E forse Chiara, se è pronta, può leggere. Grazie. Per Caterina Ricciardi. Non è affatto facile, Caterina, richiamarti dal fondo della terra, nera e carducciana, per ringraziare dei cioccolatini di Sant'Eustachio, caffè, ma per me chiesa con corna e croce. Tu regni eburnea con Ilda sul Circeo, in eterno custode d'un castello ricolmo d'anime gemelle e delle loro opere. Grazie, grazie Chiara Saiella, grazie Massimo Bacigalupo per la lettura, per aver trovato, ricevuto questa poesia. Naturalmente sono quasi le 7:30, per cui credo di non sia possibile abusare ancora dell'ospitalità del Centro Studi Americani, ma io vorrei ringraziare tutti quanti, naturalmente
il Centro Studi Americani, l'editore, rappresentato qui da Valentina Saraceni, edizione di Storia e Letteratura, e poi naturalmente gli oratori, ognuno dei quali è stato attento, curioso, generoso, a partire da Paola Loreto, passando per Paolo Febraro e concludendo con Massimo Bacigalupo. A me ha fatto anche molto piacere coinvolgere due studenti di letteratura anglo-americana, entrambi a Roma 3, e cioè Chiara Saiella e Francesco Terranegra, che hanno letto le poesie. Non so voi, ma si parla, quando si fanno le presentazioni, si parla di libri, si parla sempre attorno al libro, ma il libro o le poesie non si sentono mai, e invece dovremmo diventare un po' più attenti alla voce delle pagine. Per cui, a meno che non ci sia altro che io ho dimenticato, naturalmente mi scuso con Maria Pia Ricciardi, non è colpa di nessuno, io ho dovuto fare questo gesto brutto nei suoi riguardi, mi scuso, ma non la sentivamo. Per cui se Annalisa vuole chiudere, essendo lei la nostra ospite, io continuo a ringraziarvi e davvero... Sì, grazie. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito, ai relatori, e penso che sia stato un bel ricordo di una bella persona, di una studiosa attenta e che ha, diciamo, ha lasciato a tutti noi una voce chiara e molto, molto precisa su tanti autori importanti. Quindi vi ringrazio ancora a nome del centro e speriamo di vederci presto di nuovo in biblioteca e, diciamo, di poterci salutare di persona piuttosto che soltanto online. Grazie, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buonasera. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. A tutti.